Il prossimo 23 ottobre inaugureremo appunto la 40ª stagione dei concerti. Esattamente 40 anni fa l'avvocato Giuseppe Lettieri con degli amici fondò insomma questa società della musica e del teatro che inizialmente si chiamava Società Amici della Musica Primo Riccitelli, per poi divenire Società dei Concerti Primo Riccitelli e poi nel 2005 Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli. Quindi 40ª stagione, 20 appuntamenti, il primo appuntamento fuori programma, come dicevo, il prossimo 23 nella nostra Basilica Cattedrale con la Kodály Philharmonic Orchestra. Però devo sottolineare che ci sono tantissimi appuntamenti veramente prestigiosi, che vedono la presenza di grandi artisti, di grandi musicisti. Cito solamente qualche nome come il violinista Marco Rizzi, come Federico Colli, come Anna Tifu, come Andrea Griminelli, il quartetto dell'Accademia Virgiliana di Mantova, Danilo Rea, o insomma tanti altri appuntamenti. Da sottolineare anche il concerto che si terrà al Teatro Comunale il prossimo 21 dicembre, un concerto che vedrà sul palco oltre 100 musicisti, e cioè porteremo la Missa che per soli, coro e orchestra, che un bravissimo musicista originario del nostro territorio, Alfredo Impullitti, che purtroppo non c'è più da diversi anni, aveva composto. Da sottolineare in questa occasione la partecipazione di Paolo Fresu e il tutto sarà diretto da Luisella Chiarini, che è un direttore d'orchestra affermato, originario della Val Vibrata. Da lunedì prossimo partirà la campagna abbonamenti e quindi tutti gli abbonamenti potranno essere acquistati nella sede della Riccitelli.